ritrovati anche per questo venerdì dalla sala Sisal Wind City di Piazza Trento 12 a Catania. Ci siamo con Wind City Sport Weekend, quinta puntata del nostro contenitore di informazione sportiva legato al mondo delle scommesse, perché vi diamo i suggerimenti con le quote più interessanti del weekend. Apriamo con il sommario di questo nostro appuntamento, vi ricordo sempre in onda su Radio Studio Centrale alle 22.30 il venerdì sera e alle 22.45 su Tele One, canale 19 del digitale terrestre. Apriamo con il basket nel sommario, la Serie 1 maschile, andremo a vedere la classifica con la sorpresa Brescia ancora in prima posizione nelle partite del turno, ma poi ci concentreremo sul calcio, inizialmente quello italiano, con la Serie A, la Serie B e la Serie C. Andremo anche ad attenzionare le partite più interessanti del weekend. Nella seconda parte invece apriremo con un intervento telefonico, l'intervista che come di consueto ogni settimana vi proponiamo, con un allenatore di calcio, però non vi diciamo adesso chi è, lo scoprirete nella seconda parte. Poi parleremo delle multiple che vi suggerisco ogni settimana, quello che è il nostro good luck, la buona fortuna che vi diamo con le quote delle singole partite concentrate nelle nostre multiple, sia sul calcio italiano ma anche sul calcio internazionale. A proposito di calcio internazionale, andremo a vedere gli impegni delle squadre nei principali campionati europei, ovvero Inghilterra, Spagna, Germania e Francia. Chiuderemo la puntata di oggi con una finestra sempre sul basket italiano, con una multipla che ho pensato per voi, e poi andremo a vedere quello che sta succedendo ad Abu Dhabi nel mondiale per club, con protagonista europeo Real Madrid in finale contro il Gremio, squadra brasiliana. Infine chicca con l'NFL, il football americano, con le partite e le quote del weekend. Ma veniamo al primo argomento di oggi, come vi dicevo, il basket, che sta riservando sempre sorprese in queste prime 10 giornate. Vi dicevo, Brescia si trova in testa alla classifica, peraltro con sorpresa da parte di tutti gli addetti ai lavori. Andiamo a vedere la graduatoria. Dicevo appunto, Brescia in testa con 18 punti e poi un quartetto di squadre a seguire, ovvero Avellino, Torino, Milano e Venezia con 14 punti. Sassari segue a 12, Cantù 10 e poi ben 6 squadre a 8 punti, ovvero Varese, Bologna, Cremona, Trento, Pistoia e Capodorlando, unica rappresentante siciliana nel massimo campionato cestistico del nostro paese. E in classifica poi chiudono Pesaro e Reggio Emilia con 6 punti, Brindisi con 4 punti, peraltro Brindisi in grande difficoltà dopo i fasti delle scorse annate. Il turno prevede Reggiana contro Varese, vedete anche le quote del testa a testa, Orlandina contro Brindisi, peraltro turno favorevole per la squadra siciliana, e poi Sassari contro Pistoia, Virtus Bologna contro Torino, il derby lombardo fra l'Emporio Armani favoritissimo contro Cantù, e poi Trento Cremona, Pesaro contro Avellino. Chiude il turno domenica sera la capolista Brescia contro l'Umana Venezia, e il big match della giornata fra prima e una delle seconde. Ma passiamo al calcio italiano, la Serie A che si apre domani pomeriggio con Inter Udinese. Nello scorso turno ci sono state delle sorprese per quanto riguarda i risultati, tutti 0-0 delle squadre che diciamo guidano la classifica, 0-0 tra Juventus e Inter, e poi lo 0-0 di Chievo contro Roma e anche quello molto a sorpresa di Napoli contro Fiorentina. Dicevo, il turno si aprirà domani pomeriggio con Inter Udinese e poi a seguire Torino-Napoli e Roma-Cagliari. E domenica invece si giocheranno alle 12.30 Verona-Milan, e poi Bologna-Juventus, Crotone-Chievo-Verona, Fiorentina-Genoa, Sampdoria-Sassuolo, Benevento-Spal. Chiude il turno forse la partita più interessante a livello spettacolare, ovvero Atalanta-Lazio. Scendiamo di categoria, andiamo in Serie B. Il turno prevede queste partite, le vedete sempre in sovraimpressione con le quote dell'1x2. Avellino-Ascoli, Carpi-Frosinone, big match della giornata, ci arriveremo dopo. Parma Cesena, Provercelli Spezia, Cremonese Empoli, Palermo Ternana, Perugia Bari, Virtus Entella Salernitana, Brescia Cittadella. Chiude il turno domenica pomeriggio alle 17.30 il match tra Pescara e Novara. A proposito delle singole partite, vi suggeriamo Bologna-Juventus con i bianconeri favoriti con una quota di 1.44 per la vittoria al Dallara, ma è interessante qui la quota 1.90 dell'under 2.5. Passiamo invece ad Atalanta-Lazio, dicevo la sfida
che si preannuncia più spettacolare, infatti l'over è quotato, l'over 2,5 a 1,68, mentre gol a 1,54, potrebbe scapparci qui un risultato a sorpresa, ovvero il 2 della Lazio a quota 2,90, Lazio che arriva dallo sfortunato turno contro il Torino con la sconfitta in casa e l'espulsione peraltro di Immobile. In Serie B Carpi Frosinone nel big match, qui potrebbe saltare fuori un risultato X a 3,10, ma anche l'under a 1,62. Infine, Serie C, San Benedettese Triestina, i campionati sono guidati sempre da Livorno, Padova e Lecce nei tre gironi. Questa è la partita che abbiamo selezionato, appunto San Benedettese Triestina, una partita che potrebbe riservare qualche gol, l'over a 2,10 è una quota che vi suggeriamo, ma anche l'1 a quota 2,25. Con queste quote chiudiamo la prima parte di Win City Sport Weekend di questo venerdì, torneremo dopo con l'intervista in apertura. Hai mai pensato che una cosa potesse accadere e poi magari è successa? Sono Mr. Matchpoint e sono qui per dirti che con scommesse on demand puoi scommettere su qualsiasi cosa ti venga in mente. Per esempio sul numero di pali colpiti durante una partita, se un coniglio attraverserà la pista. E anche sul nome del prossimo erede al trono. Scommesse on demand. Da oggi sei tu che inventi le scommesse. Il gioco è vietato ai minori e può causare dipendenza patologica. Perché se pensi che succederà, allora puoi scommetterci. Seconda parte di Win City Sport Weekend di questo 15 dicembre che si apre con il collegamento telefonico che, come di consueto, ogni settimana vi proponiamo. Quest'oggi ho il piacere di avere in linea al telefono con noi un allenatore di calcio a me molto caro, un amico, che è Maurizio Pellegrino. Ciao Maurizio, buongiorno. Ciao Francesco, buongiorno a tutti. Grazie della disponibilità come sempre, parliamo di calcio chiaramente con te, tu che hai un'esperienza nelle tutte le principali categorie del calcio italiano, ex allenatore del Catania, ma anche tante esperienze in giro per l'Italia. Come vedi in questo momento il calcio italiano, che arriva da una cocente delusione come l'eliminazione della nazionale dal mondiale di calcio, ma soprattutto lo status del calcio italiano in questo momento, che non ha un presidente? Insomma, ci vorrebbero due ore per parlare, ti rubberei troppo tempo. So. Però, insomma, sicuramente non sono tempi belli da un punto di vista calcistico. È chiaro che gli errori ne sono stati fatti e ne sono stati fatti di gravi. Si dovrebbe partire e si dovrebbe guardare un po' a tutto quello che è stato un percorso in questi 10 anni fatto nel calcio italiano. A partire da chi ha gestito determinate situazioni e chi aveva il dovere quantomeno di programmare da un punto di vista oltre che gestionale anche tecnico lo sviluppo del calcio italiano. Ma ripeto, è un discorso molto complicato, perché è complicato e delicato e ci vorrebbe veramente tanto, tanto tempo. In ogni caso io spero che quantomeno si riesca a capire che le risorse sono nei più giovani e ai quali bisogna guardare con più attenzione e con molta più professionalità, che oggi ce n'è veramente poca. Dici benissimo, infatti va rifondato tutto dalle basi, dici davvero, davvero una cosa giustissima. Veniamo invece a quello che è il campionato di Serie A, quest'anno molto avvincente, e poi una parentesi anche su quello che succede in Lega Pro, Serie C che dir si voglia, con il Catania che quest'anno sta facendo sul serio. Sì, in Serie A perché la Juve non è, diciamo, quella macchina da guerra che è stata gli anni scorsi, inizia ad avere, ogni tanto lascia qualcosa, quindi ne approfitta un Napoli che invece da un punto di vista di sviluppo di gioco credo sia la squadra più piacevole a guardare in questo momento. L'Inter è una squadra pragmatica, una squadra che
riesce a ottimizzare anche con poco, però ha potenzialità importanti per poter poi continuare a tenere testa alla classifica. Però insomma, un campionato in ogni caso piacevole, ma imbottito anche di giocatori secondo me poco all'altezza, e mi riferisco ai tanti giocatori arrivati in Italia che potevano invece lasciare spazio, come facevamo riferimento prima, ai bravissimi e tantissimi giovani bravi italiani. E ce ne sono davvero tanti nei vivai del calcio italiano. Il Catania quest'anno fa sul serio? Il Catania deve fare sul serio. Il Catania è strutturato per vincere il campionato, ha le potenzialità per poterlo fare, non ci sono squadre che sono nettamente superiori al Catania, ci sono delle buone squadre, ma il Catania mai come quest'anno è stata una squadra che deve avere l'obbligo di pensare di vincerlo questo campionato. Ascolta Maurizio, poi voglio venire invece a te, a quello che è il tuo percorso allenatore. In tempi non sospetti, poco tempo fa mi dicevi che stavi attenzionando da vicino quello che è lo sviluppo e la crescita importante del calcio in Cina, che ha davvero richiamato tanti campioni anche italiani come Cannavaro, lo stesso Lippi, che in questo momento è il selezionatore della nazionale cinese. Ecco, cosa prevede per te il futuro? Dacci qualche chicca in questo senso. Ma io, dopo la parentesi Catania, sono rimasto fermo volutamente per diversi motivi a cercare di capire, a cercare di riflettere un po' di più. Ne ho approfittato per girare, per aggiornarmi, per vedere un po', insomma, per andare in giro a capire meglio. E sto collaborando in questo momento con delle società cinesi che sono molto interessate per cercare di crescere e sviluppare il calcio nel proprio paese. Lo fanno con grandissimo impegno, con voglia di crescere, quindi speriamo che anche per me insomma, il futuro possa essere legato a questo paese, perché mi sembra che stiano facendo le cose seriamente. Però poi mi manca il campo, mi manca allenare, esatto. Mi manca il campo, mi manca la quotidianità di quello a cui sono insomma, molto, molto legato. Quindi spero anche sotto questo aspetto di tornare quanto prima a lavorare. Vediamo. Noi te lo auguriamo e speriamo che questo tuo desiderio possa avverarsi quanto prima, anche perché a un allenatore manca assolutamente il campo, e dici benissimo. Maurizio, ti ringrazio, sempre preciso, puntuale e impeccabile anche nelle osservazioni. Ci risentiremo presto e noi ci vediamo per altri impegni, come tu ben sai. Grazie a te, un saluto a ciao, te. Ciao Maurizio, grazie e buona giornata. Grazie. È stato un collegamento telefonico anche interessante negli argomenti calcio a 360 gradi. Abbiamo parlato anche di quello che è lo sviluppo del calcio in Cina, che davvero sta crescendo a vista d'occhio. Torniamo invece a parlare di calcio italiano. Veniamo alla multipla, che questa settimana vi suggerisco proprio sui principali campionati italiani. Andiamo subito a vedere. In Serie A vi suggeriamo una quota anche un po' più alta del solito rispetto alle altre, ma potrebbe davvero uscire in questo turno. Crotone-Chievo vi suggeriamo il 2 con una quota di 2,40, e poi Roma-Cagliari, che si gioca in anticipo al sabato, l'over 2,5 1,47, non è una quota altissima ma sicuramente può far comodo. Poi l'1 della Sampdoria col Sassuolo 1,75, in Serie B invece l'under 2,5 1,57 della partita tra Pro Vercelli e Spezia, e poi gol tra Parma e Cesena quotato a 1,86. In Serie C invece il Siena contro Prato, derby toscano, vi suggeriamo l'1 a 1,50, per una quota totale di questa multipla di 29,82, dunque quasi 30, con 10 euro sarebbero quasi 300 euro, speriamo possa portarvi fortuna, e se così è la prossima settimana avremo modo anche di tra virgolette festeggiare con voi o con tutti coloro i quali hanno seguito il mio suggerimento per questa multipla sul calcio italiano. Ma non finiscono qui i suggerimenti di scommesse, tra poco verremo a
scoprirne altri. Invece adesso salutiamo gli amici della radio, di Radio Studio Centrale, che ci hanno seguito fin qui. Adesso continuiamo, per tutti coloro i quali ci seguono in TV su Tele One, con il calcio internazionale. Andiamo a vedere quelli che sono gli impegni, le partite dei quattro principali campionati europei. Apriamo con la Premier League. In Inghilterra il turno prevede Leicester City contro Crystal Palace. Vedete in sovraimpressione anche le quote delle singole partite 1x2, poi Stoke City, West Ham, Chelsea, Southampton, col Chelsea di Antonio Conte che è tornato a vincere nel turno infrasettimanale in trasferta, poi un'altra partita con la squadra di casa favoritissima, ovvero l'Arsenal contro il Newcastle, poi Brighton contro Burnley, con la sorpresa della Premier League, il Burnley che addirittura va a insidiare le squadre che lottano per l'ultimo posto in Champions, poi Watford, Huddersfield Town, Manchester City capolista indiscussa dopo aver vinto il derby di Manchester nello scorso turno in casa contro il Tottenham, altra partita complicata per la squadra di Guardiola, che però arriva da 15 vittorie consecutive, quindi strafavorita per la Premier League di quest'anno, poi West Bromwich, Manchester United, Bournemouth contro Liverpool. Chiude il turno lunedì il Monday Night tra Everton e Swansea City. Questo per quel che riguarda la Premier League, mentre nella Liga vi ricordiamo che Real Madrid non giocherà la sua partita di questo turno perché è impegnato nel Mondiale per Club, e tra poco andremo a vedere anche quello che sta succedendo ad Abu Dhabi con la finale tra Gremio e Real Madrid per la conquista della Coppa, ovvero del Mondiale appunto per Club, ma nel frattempo in Liga si giocheranno Athletic Bilbao contro Real Sociedad, anche qui avete le quote 1x2 in sovrimpressione, poi Eibar Valencia, Atletico Madrid Alaves favoritissima, la squadra dei colcioneri, poi Girona Getafe, Celta Vigo Villarreal, Las Palmas Espanyol, il Barcellona di Messi ospiterà il Deportivo La Coruña, Barcellona neanche a dirlo super favorito con una quota irrisoria di 1,06, chiude il turno lunedì la sfida tra Malaga e Real Betis. Passiamo in Germania, alla Bundesliga. Anche in Germania si è giocato il turno infrasettimanale col Bayern che ha confermato il primato vincendo in casa un po' a fatica con il Colonia fanalino di coda. A proposito di Colonia, apre il turno, vediamo che apre il turno Colonia contro Wolfsburg dopo l'anticipo di questa sera, e poi Eintracht Francoforte Schalke 04, Werder Brema Magonza, Augusta Friburgo, Stoccarda Bayern Monaco, quindi turno esterno per la capolista del campionato tedesco, poi il Borussia Dortmund fresco di cambio di allenatore contro l'Hoffenheim, Hannover Bayer Leverkusen e Lipsia Hertha Berlino. In Francia invece il Paris Saint-Germain arriva da strafavorito anche qui, come il Manchester City in Inghilterra, giocherà in trasferta contro il Rennes, quota 1,23 per i parigini, poi Montpellier-Netz, Caen-Guingamp, Strasburgo-Tolosa, Troyes-Amiens, Dijon-Lille, Nantes-Angers, Nizza-Bordeaux. E chiude il turno una sfida che dopo vi consiglieremo nella nostra multipla sul calcio internazionale, ovvero Olympique Lyon contro Olympique Marseille, la sfida fra i due Olympique di Francia della Ligue 1. Vi abbiamo dato contezza di tutte quelle che sono, le sfide del campionato, dei vari campionati europei, e a proposito di ciò vi suggeriamo la multipla proprio esclusivamente legata ai campionati esteri. Partiamo con Manchester City Tottenham, vi suggeriamo la quota gol, interessante 1,56, e poi l'uno del Watford contro l'Huddersfield. In Liga invece un altro gol, ovvero che segnano entrambe le squadre, Celta Vigo contro Villarreal, poi l'X2 di Eibar Valencia 1,43, l'over 2,5, 1,62 tra Hannover e Bayer Leverkusen, l'under 2,5 invece fra Nantes e Angers, e poi, come vi dicevo, l'1, noi suggeriamo la quota 1 a 2,04 di Lione Olympique Marsiglia. Vediamo invece adesso a tornare a parlare di basket, dopo avervi dato il suggerimento della multipla sul calcio internazionale. Andiamo a vedere un'altra multipla che vi suggerisco proprio sul basket, tutti testa a testa. L'1 tra Sassari e Pistoia 1,23, quota abbastanza abbordabile, poi il 2 invece, la sorpresa, potrebbe uscire a Bologna con la vittoria esterna di Torino che sta andando forte, secondo in classifica insieme ad Armani Milano, come abbiamo visto nella classifica a inizio di questa puntata. Il 2 di Avellino contro Pesaro, e poi l'1 di Brescia capolista contro l'Umana Venezia, e l'uno anche dell'Orlandina Basket contro Brindisi.
Prima di darvi una chicca sul football americano, vi dicevo che si sta giocando il Mondiale per Club ad Abu Dhabi, c'è la finale tra Real Madrid e Gremio che si giocherà domani alle ore 18, Real Madrid favorito con una quota di 1,30, la vediamo in grafica qui sul computer, mentre il Gremio addirittura a 9,70, ma ricordiamo che Real Madrid ha avuto grosse difficoltà a battere l'Al Jazeera, la squadra di casa di Abu Dhabi, in semifinale. Chiudiamo velocemente con il football americano, questa settimana vogliamo dare questa chicca, perché non abbiamo mai parlato di football americano, vedete in grafica tutte le partite con le varie quote, è chiaro che ci sono delle squadre molto favorite come Minnesota contro Cincinnati quota 1,16, i Giants di New York contro i Philadelphia addirittura sfavoriti a 3,55 con la vittoria di Philadelphia 1,25, tra l'altro ricordiamo che questo è il momento decisivo per arrivare poi al Super Bowl di inizio febbraio. Altra partita, domenica si giocherà alle 22:05, Seattle contro Los Angeles. Chiudiamo qui con questo suggerimento, con questa info sul football americano, vediamo se poi nelle prossime puntate avremo modo di riparlarne, ma per oggi ci fermiamo qui, ci ritroveremo venerdì prossimo, sempre alla stessa ora, su Radio Studio Centrale alle 22:30, su Tele One alle 22:45. Da Francesco Ricco è tutto, alla prossima.